È la storia che si ripete, alimentata dalla tradizione e dalla fede nella Madonna del Soccorso, che si venera nella cittadina di Trecchina, ridente paese nella Valle del Noce. Tutto comincia, e da secoli, sul monte Serra Pollino, a quota 1099 metri sul livello del mare. E da lassù si ammira da un lato tutta la Valle del Noce e dall'altro lato l'alto Tirreno cosentino, con la costa di Maratea. Nel bellissimo santuario, dove l'icona della Vergine Maria del Soccorso è venerata dai trecchinesi, ma anche da tanti devoti dei paesi vicini, che nel giorno della festa salgono sul monte di primo mattino e poi, pregando e cantando, portano la bella immagine di Maria a spalla per le strade ripide della montagna fino alla località Forraina, dove la Vergine viene accolta e trasportata nella bella cappella dove sosta tutta la notte. Il giorno dopo viene adornata dall'oro che i devoti donano per le grazie ricevute e in processione viene portata per le strade di Trecchina per poi arrivare nella chiesa parrocchiale nel centro del paese. Ma la storia è molto antica. Allora ascoltiamo il parroco della comunità di Trecchina, Don Guido Barbella. Ci sono tanti punti di partenza da cui poter partire. Penso che la devozione alla Madonna del Soccorso è una cosa radicata da molti secoli qui a Trecchina. Diciamo che il portare la Madonna in montagna è un po' una tradizione dei paesi qua vicino, vedi Lagonegro, Viggiano e tanti altri comuni dove c'è questa devozione alla Madonna, la si porta in montagna. Questo fa parte un po' del rito della transumanza di una volta, anche per un fatto di portare la Vergine in montagna, in un luogo solitario dove poter dare spazio alla preghiera, all'intimità con la Madonna. E da alcuni anni abbiamo cambiato, dal 2000 abbiamo un po' trasformato l'antica tradizione, che voleva che sul monte si salisse la Madonna del Soccorso immediatamente alla festa, agli inizi di settembre, e poi la si discendeva. Invece noi abbiamo pensato che era più giusto farla salire agli inizi di maggio, la seconda domenica di maggio, e poi portarla giù a settembre. Questo ha dato adito a prima un po' qualche contrasto, però poi dopo la gente si è resa conto che avere la Madonna sul santuario, questo dava adito di una maggiore devozione alla Madonna, perché molti pellegrini andavano al santuario. Poi c'era la festa bella, perché dopo tanti mesi che la Madonna era stata al santuario, adesso riscendeva e si creava maggiore consenso. Questo è quando, come... Abbiamo visto anche sul monte, diciamo, momenti di fede senz'altro, ma anche di folklore, la gente che canta con la zampogna, quindi giustamente, come dicevi tu, insomma, per ricordare questi momenti antichi. Sì, ma questi riti legati alla Madonna sono riti agricoli, contadini, di pastori, e viene fuori questa religiosità popolare contadina, che è molto bella. Certo, fa contrasto con la realtà di oggi, che abbiamo una società tecnica che forse guarda con un certo sospetto questi suoni di zampogna, però fanno parte della vita contadina a cui è legata poi la devozione alla Madonna. E allora noi ringraziamo il parroco Don Guido Barbella e naturalmente, parroco, tantissimi auguri e buona festa. Auguri anche a voi, perché voi siete di Maratea, quindi il venire qui è anche un modo come condividere la nostra fede, le nostre tradizioni, e che la Madonna protegga tutti. Grazie.